a tutti gli atleti e le autorità locali per trascorrere una piacevolissima serata e magari per conoscere tutti questi atleti che personalmente non li conoscevo, anche i giornalisti che personalmente non ho avuto mai piacere di conoscere, che tutti i giorni scrivono su di noi e che sicuramente faranno bene il loro lavoro. Qualche volta siamo più contenti o meno contenti, ma questo non sta a noi a dare il giudizio, ma diciamo un po' a quello che è il lettore, che giustamente giudica il loro operato. Comunque direi che io come azienda, come impresa, sono sempre abituato a rispettare gli impegni. Quest'anno mi sono impegnato con il Roseto Basket e giustamente per quello che abbiamo concordato sicuramente il Roseto Basket può contare sul mio intervento, giustamente proprio sulle mie risorse, quindi quello che ho deciso di, abbiamo pattuito. Però voglio dire che sicuramente forse non è tutto, però se ci impegniamo e riusciamo a dare il massimo, diciamo, di noi stessi, sicuramente potremmo in qualche modo riuscire a questa impresa che giustamente non è molto semplice. Comunque speriamo di non deludere soprattutto gli sportivi rosetani che tanto tengono, diciamo, a questa squadra, che ce l'hanno, come diceva il presidente Martinelli, anche il sindaco, che ce l'hanno veramente nel sangue, e sicuramente i nostri tifosi non ci abbandoneranno. Io auguro a tutti i giocatori e a tutti un buon proseguimento e tanti auguri per le prossime partite. Buonasera.